Arrivo Umbria, portale di informazione dedicato alla cultura delle arti e del territorio della nostra regione. Notiziario a cura di Sara Costanzi. Buongiorno dal notiziario di Vivo Umbria per Radio Passeggiata. Oggi giovedì 29 aprile apriamo con il nostro focus che è dedicato alla danza e in particolare ad un'insegnante, Elisabetta Ricci in arte Jalila, che ha dedicato gli ultimi 17 anni della sua vita all'insegnamento di quest'arte. Jalila, prima della pandemia, aveva fatto partire un progetto a Torgiano dedicato alla Sensual Dance Fit, che adesso, con la ripresa delle attività, tornerà operativo. Ci spostiamo ora a Terni, dove è stato annunciato il passaggio della Mille Miglia previsto per il 18 giugno. Da Terni la Mille Miglia toccherà anche Orte, Amelia e arriverà fino a Orvieto, passando per i comuni di Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea, Montecchio e Baschi. Ora ci spostiamo a Narni, dove dal 1 maggio riapre Narni Sotterranea. Per poter effettuare la visita è necessario prenotarsi telefonicamente ai numeri reperibili sul sito. Ogni ingresso avrà durata di 30 minuti. Ricordiamo infine l'appuntamento domani sera con la diretta della Sfilata dei Carrucci di maggio da Studio 21 Web Radio TV e dai canali Facebook di Gente Canta Maggio. Per oggi è tutto, il notiziario di Vivo Umbria per Radio Passeggiata vi dà appuntamento a sabato. Vivo Umbria, portale di informazione dedicato alla cultura delle arti e del territorio della nostra regione. Notiziario a cura di Sara Costanzi.